Buongiorno Salvatore, rieccoci qua, io sono già all'opera, mi messo già a lavorare. Non ti posso lasciare, ormai sei diventato proprio, guarda, veramente. È giusto la quantità di olio? Sei diventato lo chef ufficiale del Max. Ormai, cioè tutti quanti ormai vedranno, mi dicono: ma Mario cucina da te, ma Mario sta sempre che sei, ormai l'ho adottato. Cioè la cucina di Max ha adottato Mario Nunziante. Veniteci a trovare, veniteci a trovare tutti i giorni. Con questo stai spaccando, con questo ci vediamo. Guarda, le mie telespettatrici, ormai le nostre, mi chiedono ogni giorno: Mario, guarda proprio, mi chiedono, cioè, a me. Poi Salvatore, dovresti venire qualche giorno in puntata a rispondere a tutte le domande, perché noi mi mettono in difficoltà. un giorno facciamo la diretta, direttamente dallo studio di Video Calabria. A me chiedono le domande tecniche, Max, io purtroppo... e Mario incontrano il telespettatore. Allora Max, allora, Salvatore, cosa oggi... ci fai oggi? Allora, oggi facciamo una di quelle ricettine, no, che sono sempre per me, dico per me, semplici, okay. Però ci rimettiamo in gioco e facciamo, ok? Ecco qua. Uno spaghettino base, come se facessimo aglio, olio e peperoncino, okay. Però aggiungiamo che cosa? La nostra spigola, no? Certo, che ritorna sempre. Visto che è il periodo e la settimana della spigola, noi abbiamo voluto, anziché riproporre di nuovo la ricetta che abbiamo fatto la volta scorsa, quella delle orecchiette, certo. Okay, adesso invece ne facciamo un'altra con tutti gli ingredienti del periodo, quindi okay. Mensile, certo. Okay, quindi utilizziamo delle rape che Eccole. Abbiamo... lessato, quindi delle cime di rape, cime di... o del broccoletto, cioè ognuno, le varianti li possiamo sempre optare, cioè è opinabile la variante. Va bene. Ok, quindi rape scottate, del gusto, ecco. Io queste rape li scotto certe volte quando ne ho l'opportunità in acqua di mare. Ok, in modo che gli do già quella nota di marino al piatto. Ecco qua, questa okay? sapidità. Quindi che cosa faccio? Prendo le rape, eccole qua. Me li porto sul tagliere, aggiungo dell'olio ancora alla padella. Ho messo già, anzi, per favore, se mi metti il brodo. Allora, no, il brodo lo utilizziamo dopo, Mario. Sai cosa fai? Allora, per chi ci guarda da casa, io molte volte do un consiglio. Non mettiamo molta pasta, cioè okay. lasciamoci con il gusto di riassaporare il piatto successivo. E Mario, vai nel primo cestello. Perfetto. Inserisci i nostri spaghetti. Noi facciamo una porzione, giusto per farvi vedere il procedimento. Quindi prendiamo olio caldo, uno spicchio di aglio fresco o aglio nuovo o aglio che ci siamo portati dalla precedente stagione. Ecco, in camicia. Ti blocco subito. Sì. Hai come si dice? Ho schiacciato un aglio e l'ho lasciata nella sua propria camicia, nel suo proprio abito, in modo che non ceda molto profumo, ma è giusto, gli dà questa nota di... Ma è sbagliato quindi aprirlo, tagliarlo? No, non è sbagliato. Ah, stiamo attenti. Non okay. è sbagliato aprirlo e farlo, diciamo, soffriggere. Non è sbagliato. Se vogliamo dargli un attimino invece una nota in più, sì? Recuperiamo tutto quello che sono gli oli essenziali della camicia che l'aglio ha lasciato durante l'inverno. Ecco. Ok? Lo devo fare anche io a casa e fatelo anche voi. Quindi, quando l'aglio praticamente ha leggermente soffritto, o quindi si è scaldata nell'olio, se voglio la posso lasciare, la caccio a fine cottura, oppure la caccio prima. Io di solito preferisco cacciarla prima, in modo che non tendo a bruciacchiarla, perché poi diventa amara. Sì, sì. Quindi olio extravergine d'oliva, rape o broccoletto. Io di solito uso la rapa perché ha questa nota amarognola, sì. Che mi piace molto, mi piace proprio sentirla al gusto. Abbiamo messo gli spaghetti, okay. Okay, in cottura. E che cosa abbiamo fatto? Siccome la spigola c'era avanzata, ok, dalla precedente preparazione, io che cosa ho fatto? L'ho messa nel frigorifero, ok, e me ne sono conservato un filetto. Bellissimo. Va bene? Me ne sono conservato un filetto. Quanto può restare in frigo una spigola già? Una spigola può restare in frigo cotta oggi 2 giorni. 2 giorni. Quindi prendiamo la nostra spigola. Allora, la spigola l'abbiamo leggermente scottata, come abbiamo fatto nella precedente sì.
ricetta, quindi l'ho scottata 5 minuti in padella con un po' di olio. Okay. Mi è avanzata e l'ho messa a dimora e l'ho conservata in frigorifero, la posso mantenere un paio di giorni, ok? Perfetto. Quindi in un paio di giorni posso consumare quello che mi è avanzato. Ecco. Di solito per esempio non avanza mai perché è così buono che infatti, si mangia subito. Infatti. Quindi abbiamo tagliato le nostre rape, abbiamo messo l'aglio con l'olio, abbiamo cacciato l'aglio e abbiamo lasciato le rape. Adesso aggiungiamo la spigola. Okay. Anche la spigola è un pesce leggero, giusto? Come allora, secondo me la spigola, non dico che insieme all'orata sono i migliori pesci a carne bianca della stagione, diciamo, invernale, ma sicuramente è uno dei pesci più appetibili e più buoni che possono arrivare sulle nostre tavole. Ecco qua. Okay. Senza sfruttare molto il mare, oggi la spigola si trova dappertutto. Okay? È vero, si trova anche ad allevamento. Una buona spigola di un buon allevamento dà anche ottimi risultati. Anche a me piace okay? molto la spigola, è vero. Quindi abbiamo messo le rape. Scusami. Vado, ti lascio lavorare. Questa ricetta è ricca di personalizzazioni. Okay. Vi dico sempre, ognuno mangia come a proprio gusto, quindi dalla base di questa ricetta, quindi rape, spigole, olio crudo e aglio, si può aggiungere del finocchietto fresco, ok? Del finocchietto fresco, lo si sbriciola con le mani e lo si mette dentro, ok? Salvatore, purtroppo quando, come dicevi tu, la cucina è fatta a gusti, però quando in famiglia capita la situazione come la mia, che io ho un gusto e mia moglie ne ha un altro, succede un casino. Ok, io che cosa faccio? Vado con una fiamma leggera, alzo i nostri spaghetti. È difficile accontentare un po' i gusti di tutti. Non è facile. Immagina in un ristorante quanto possa certo, essere difficile. Gli spaghetti sono già cotti. Io invece come Max ho fatto un'altra cosa, mi sono portato ancora in cottura le lische e giusto. Ho praticamente ancora il brodetto di pesce. Che okay? ricordiamo come è stato fatto. Il brodetto di pesce va fatto con la lisca, un pomodoro, una cipolla, se si vuole una carota o una zucchina, quello che quindi siamo in una base di un vegetale e abbiamo messo tutta la parte delle spigole che ci sono avanzate. Eccoli. Lo filtriamo, lo possiamo conservare per più giorni, okay. se vogliamo. Allora, quando la cottura è quasi ultimata dello spaghetti, io che faccio? Metto un po' di brodino, o di brodetto di pesce, come vogliamo chiamarlo, e gli faccio una leggera saltellata. Su questo piatto, che vado ad impiattare, sì. noi abbiamo detto che mettiamo del caciocavallo. Te perché questa subito. Volta voglio far capire l'importanza di questo prodotto. Questo è un prodotto che ha un connubio con mari e monti. Perfetto. Ok, chi è abituato a mangiare dei sapori forti aggiunge il formaggio. Chi vuole invece lasciarlo leggero, ok, non nutriente lo stesso, non lo aggiunge. Tu cosa okay. ci consigli in questo caso? In questo caso io con il sodalizio, rape, caciocavallo è fantastico. Perfetto. Finocchietto è un filo sempre di olio o del peperoncino, ci sta tutto. Noi adesso lo andiamo ad impiattare. Ok. okay? Lo impiattiamo e gli prendo diamo il piatto di portata. Sì, questo piatto di portata, ma se Perfetto. Tu me lo reggi, Eccolo io lo faccio qua. Direttamente come facciamo di solito, con un mestolino facciamo una girata. Quindi abbiamo ricavato un nido di spaghetti che adagiamo nel piatto. Reggilo diritto per favore, Eccolo Mario, qua. Grazie. Okay, ormai sei anche tu un buon assistente. Prendiamo la spigola e le rape, ok? E gli ripoggiamo sopra. Eccoli qua. Ok. Su questo piatto, oltre all'olio, io adesso ti faccio una personalizzazione che è mia. Ecco. Ok. Quindi, a parte il caciocavallo, metto del pesto di mandorle e noci che ho tritato a mortaio e lo vado a mettere sopra. Per dare croccantezza, okay. diciamo, no? Per dargli proprio i profumi anche del precedente inverno, ecco. che ormai siamo quasi arrivati alla primavera, sì. però ci siamo portati molti, molti frutti secchi dell'inverno che danno proprio un contenuto di oli essenziali importanti. Ecco. E poi gli facciamo una meravigliosa e abbondante spolverata di caciocavallo silano, in questo caso io questo caciocavallo lo utilizzo perché è un caciocavallo fatto da mucche o vacche podoliche del nostro territorio, quindi della presila. Da produttori locali. Passiamo. Allora, titolo del piatto, come lo chiamiamo? Questo è spaghetto, broccoli e spigola con finocchietto selvatico e pesto di mandorle e noci. Procediamo okay. all'assaggio, buonissimo, già l'odore è tutto un questo uno io ti spettacolo. Passo la solita forchetta. Certo. Abbiamo messo pochissimo sale, ricordatevi, non mettete sale, che allunga la vita. Ecco.
E allora noi, Salvatore, diamo l'appuntamento a... Ci vediamo domani. Domani con una nuova ricetta. Una nuova ricetta. Io procedo all'assaggio e noi torniamo in studio. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani.